Salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo episodio, io sono ZCloud. Ragazzi, veramente grazie di cuore per il supporto che ho ricevuto nell'ultimo video riguardante appunto le sfide regionali Sicilia contro Calabria. Ho visto veramente che il video vi è piaciuto tantissimo, tantissimi commenti, tantissimi mi piace. E quindi ragazzi, veramente sono contentissimo di continuare la serie. E soprattutto un mio iscritto, Majestic Lion, che saluto, ciao, mi ha dato un'idea, quindi fondamentalmente una nuova squadra, le due squadre con la quale, diciamo, con le quali fare una sfida regionale, che sono appunto Lombardia, la squadra di sinistra, quindi bianconera. Cioè, tra l'altro le squadre irlandesi hanno delle divise fighissime, porca puttana. E la squadra di destra, appunto, che è la Liguria. Quindi ragazzi, per adesso andremo a vedere la squadra lombarda, che si schiera con Gabbiadini, Belotti, Conti, Montolivo, Parolo, Verdi, De Sciglio, Acerbi, Caldara, Darmian, Consigli, Padelli, Locatelli, Patri, Baselli, Agazzi, Dell'Orco, Bonera, Bonazzoli e Paloschi. È la squadra, diciamo, che su FIFA credo dopo il Lazio, perché il Lazio veramente ragazzi ha 3.000 giocatori su FIFA, è una delle più attrezzate, mentre la Liguria ha avuto un po' di difficoltà anche perché si è arrivato quasi a 13 giocatori, quindi niente di più. Però comunque è un'ottima, la Lombardia si schiera con un'ottima squadra. Non fate caso al messaggio sotto, sto giocando offline. Benissimo, quindi adesso selezioniamo il lato, quindi questo qua di destra, e adesso andiamo a vedere la squadra ligure. Partiamo appunto con Ganz e Pellegri, ragazzi. Pellegri ha fatto un sacco di gol, cioè un sacco, qualche 3 gol in 2 presenze giocando col Genoa. Io l'ho preso al fantacalcio e appena l'ho preso al fantacalcio l'hanno spedito in prestito al Monaco. Grande. Poi abbiamo Poli, El Shaarawy, Chiesa, che sono credo i top player della squadra, Sturaro, Barberis, Zampano, Gagliolo, Masi e Pugioni. Poi abbiamo Bassi e Fiorillo. Poi ragazzi, non fate caso a questi che sono quelli proprio irlandesi, guardate qui Douglas, uno dei cugini di campagna. Ero indeciso fra mettere Pugioni o Fiorillo, però credo che Pugioni, data l'età, è più esperto. Quindi abbiamo visto che la Liguria è una squadra, diciamo, meno competente a centrocampo, ma sulle fasce due giocatori favolosi, quindi vediamo se riusciranno a distruggere, comunque a sovrastare la compattezza della Lombardia. Quindi ragazzi, un altro utente mi ha consigliato di mettere esperto per goderci al meglio diciamo più gol, vediamo se sarà così. Facciamo giocare come al solito il computer e quindi che la guerra abbia inizio. Eccoci qui ragazzi, la partita sta per iniziare. Come vedete le squadre scendono in campo. È inquadrato il capitano Montolivo, porca vacca che è uguale, mamma mia. Si parte ragazzi, Liguria contro Lombardia. Chi vincerà? Tra poco lo vedremo. Attenzione alla Lombardia, Belotti la passa a Verdi, velocissimo Verdi, il cross al centro, attenzione, Chiesa rimette la palla in zona non pericolosa, si riparte la Liguria con Poli, mamma mia che lento, si riparte Zampano da dietro, ancora Poli, Zampano, succede veramente un pasticcio, Poli, mister lentezza, grandissimo l'apertura per Chiesa, vedete l'inserimento di Ganz, attenzione Ganz, si perde all'ultimo, ancora Darmian per Montolivo, cerca Gabbiadini, che sbaglia, a un passo dalla porta, mamma mia, la Lombardia vicinissima al gol con il tiro di Gabbiadini, guardate, mamma mia, anche Belotti si mette le mani fra i capelli, Belotti, il cross al centro, Barberis, mamma mia, Gabbiadini per Montolivo, Gabbiadini, attenzione Parolo, può caricare il destro, Belotti, seconda occasione per la Lombardia non sfruttata, guardate qui il tiro de merda di Belotti, mamma mia che schifo. Ancora Pellegri, Barberis, attenzione al Shaarawy, velocissimo il Shaarawy, cerca le finte, il passaggio a Poli, ancora Poli per Pellegri, che calcio d'angolo per la Liguria ragazzi, prima vera occasione per la Liguria, vedete minuti giocati, un tiro per Gabbiadini, vediamo la Liguria se si rende pericolosa, batte El Shaarawy, attenzione, mamma mia per quanto... Sta per finire il primo tempo ragazzi, partita davvero molto divertente, siamo sullo 0-0,
veramente non c'è stata tanta differenza in campo. Infatti, anche se ci sono due tiri, comunque anche la Liguria si è resa molto pericolosa. Abbiamo infatti il 48% di possesso palla, quindi molto molto equilibrata. Andiamo quindi al secondo tempo e speriamo di vedere qualche gol. Attenzione Belotti, attenzione Belotti, ancora Belotti, Belotti prova il tiro! Il gallo Belotti improvvisamente porta la Lombardia in vantaggio. Mamma mia, che gol! Grandissimo Belotti, purtroppo il quartetto d'attacco è Shaarawy, Chiesa, Ganze, l'altro chi cavolo era? Pellegrini non riesce veramente a proprio imporsi. Belotti invece con un guizzo fa un gol della Madonna, veramente. Quindi 1-0 per la Lombardia. Quindi godiamoci lo spettacolo. Speriamo che la Liguria riesca a reagire. La gira per parola ancora Montolivo. Montolivo più veloce di Poli. Attenzione Verdi. Verdi. De Sciglio. Pugioni. Ancora pericolosissima la Lombardia. Esce Gabbiadini. Entra Alessandro Matri, ragazzi. Attenzione col numero 10. La vedo dura per la Liguria, che invece in panchina non ha nessun cambio purtroppo, perché su FIFA non ci sono giocatori liguri, cazzo. Ancora Zampano, ma non si arrende. Pellegrini, la Liguria. Era fallo questo, era fallo, infatti. Fallo per la Liguria, attenzione, si prendono i due, attenzione. Prova El Shaarawy, anche se la posizione non è proprio sua sulla destra, Vediamo l'arbitro che segna i passi. Pellegrini. Vediamo El Shaarawy se... La linea è veramente retta, dobbiamo dire, ok? Forse Shaarawy. Bellissimo! Mamma mia! Mamma mia! Che gol! Che passaggio di El Shaarawy! El Shaarawy è un campione, ragazzi, io l'ho detto sempre, è troppo forte. Guardate da rivedere, che gol! La Liguria si porta in pareggio strepitoso, strepitoso, strepitoso. El Shaarawy fa un passaggio della Madonna e Poli, mister lentezza, si insinua e segna. Grande, grande così. Partita divertentissima, 1-1 ragazzi, 1-1. Vediamo adesso se lotteranno per la vittoria. Si riparte da Conti, attenzione, Conti, Conti vede Verdi, attenzione, la Lombardia si porta in avanti, Belotti! Sbaglia clamorosamente il gol, veramente, perché questo era un gol del 2-1. Quindi siamo ancora in parità, ragazzi. Intanto per la Lombardia esce parola, entra Agazzi. Eccolo qui, Agazzi, il nuovo subentrato. Invece, come vedete, la Liguria non fa cambi perché la panchina è veramente schifosa. Attenzione, Conti! Grandissimo Sturaro, il leone. Penso che la Liguria lotterà per il pareggio perché la vedo dura. È un force da parte della Lombardia. Attenzione, Matri. Ancora Matri per Darmian. Darmian. Attenzione, Darmian. Cerca il fondo. Conti. Pugioni. Grande Pugioni. Ma che parata fantastica del portierone. Avete visto che l'esperienza fa? Ha fatto un paratone. Mamma mia. Attenzione, calcio d'angolo per la Lombardia. Attenzione, vediamo se sfrutta l'occasione. Si lotta. Masi. La palla gira per Poli che la rimette a centrocampo. Attenzione, sta per scadere il tempo. Force finale della Lombardia. Attenzione Verdi, cerca il fondo. Darmian, Darmian, attenzione. Sturaro come un leone difende la porta. Attenzione Baselli, ancora Lombardia pericolosissima. Avvincente Pugioni. Ragazzi, partita fenomenale. Attenzione, c'è ancora. Pensavo veramente che desse un po' più di recupero. Ragazzi, veramente partita favolosa. Mi sono divertito tantissimo a commentarla. Spero che anche voi vi divertiate a guardarla. Quindi, 1-1, partita favolosa. E quindi, ragazzi, adesso volevo chiedervi appunto di suggerirmi sotto altre sfide da proporre sul mio canale. Vi invito sempre a mettere un mi piace se questo video vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi al canale per supportare i miei contenuti. Grazie ancora per la visione. Ciao da ZCloud!